Benvenuti alla terza edizione del webinar Future of Finance, sponsorizzato da Exante. Io sono Enrico Cecere e sarò il moderator di questo incontro. Passiamo la parola ai nostri tre ospiti. Anzi, prima di passare la parola, li presento velocemente. Gianpaolo Parigi, Chairman of Parigi Family Office in New York, un imprenditore, un investment banker, un advisor con una profonda e plenaria esperienza nel mondo dell'investment banking e non solo. Ha seguito diverse aziende in tutto il mondo e in diversi settori. Il nostro secondo ospite è Sergio Mottola, Managing Partner of MAD Capital. Anche lui è un imprenditore, un investitore, ha ricoperto per più di 20 anni ruoli chiave e direttivi in diversi settori, dall'assicurativo assicurativo a quello altamente tecnologico della blockchain, sia in Italia che all'estero. E abbiamo il nostro terzo ospite, Laura Fabbri, consigliere responsabile della formazione dell'Associazione Nazionale dei Commercialisti, con oltre 25 anni di esperienza nei servizi di contabilità, revisione legale e di consulenza in materia societaria e tributaria per tutte le tipologie di aziende. Riveste oggi, in questa specifica occasione, il ruolo di esperta fiscale nell'ambito delle diverse asset class e tipologie di investimento. Introduco velocemente l'argomento per tutti quanti e per i partecipanti, ovviamente. Oggi parleremo di un argomento assai familiare per il popolo italiano, ma ancora di più in questo periodo, ossia parleremo del perché i cittadini europei, ma in particolare quelli italiani, hanno accumulato e continuano ad accumulare sempre più liquidità nei propri conti correnti, e se questo fenomeno, se dovremmo abituarci a questo fenomeno, se questo fenomeno diventerà una variabile, diciamo, fissa nel panorama finanziario italiano e non solo, e come reagirà, che strumenti metterà in campo l'industria finanziaria per rispondere a questo fenomeno, perché appunto uno dei principali, possiamo dire, compiti dei sistemi finanziari è quello di trasferire la ricchezza, il surplus di liquidità, da chi appunto ne ha in più il surplus a chi ha deficit di liquidità, andando a creare investimenti, a finanziare gli investimenti e quindi l'economia reale. Il 2020 è stato un anno che ci sono, ovviamente, che ricorderemo per sempre, shock i più grandi dal dopoguerra, ma in particolare in questo periodo è andato ad accentuare quella sensazione di insicurezza e di sfiducia verso le istituzioni, verso il futuro. Calano gli investimenti, quindi calano i consumi, e cosa fanno gli italiani? Fanno quello che sanno fare meglio e risparmiano, e quindi, perché incerti del futuro, privi di fiducia, risparmiano. Come lo fanno? Perché ci sono diverse forme di risparmio. Lo fanno in modo a loro più familiare, quello sui conti correnti, lasciandolo lì. Infatti sale a più del 16% la propensione al risparmio sul reddito, sull'income degli italiani. Un risparmio che è stato definito precauzionale piuttosto che risparmio intenzionale, perché appunto non è un risparmio che potrebbe sembrare una nota positiva, un aumento istante di risparmio di liquidità, ma invece un risparmio precauzionale per paura del futuro. Infatti ABI ci dice che nel 2020 abbiamo visto superare l'ammontare di risparmio in termini assoluti, 1.900 miliardi, il PIL crolla quindi a 1.650 miliardi, evidentemente c'è una relazione negativa tra queste due variabili. Concludo, poi passo la parola. Abbiamo visto già delle azioni messe in campo dalla Banca Centrale Europea, per esempio facendo pressione sulle banche degli Stati membri. Abbiamo visto in Germania, in Belgio, in Francia, ma in Italia la più famosa è Fineco Bank, che ha appunto inviato i propri correntisti, coloro che avevano più di 100.000 euro di liquidità non gravata da mutui o da prestiti, né investita in amministrato o in gestito, una modifica unilaterale del contratto per la chiusura di questi conti correnti se rimanevano appunto in totale liquidità.
Questo, ci cioè sono state azioni ancora più dure, come una banca tedesca che ha attuato tassi negativi fino allo 0,5%, insieme a aumento dei costi di gestione. Cioè, la Banca Centrale Europea, le varie banche stanno cercando sempre più di smuovere tutto questo ammontare di liquidità che è superiore al PIL italiano verso l'economia reale. Passerei quindi la parola, in modo poi da confrontarci tutti reciprocamente, a Giampaolo Parigi. Sì, grazie Enrico, benvenuti a tutti. Hai fatto una ottima prolusione che ha toccato molti dei punti salienti della discussione di oggi e molti dei punti critici che abbiamo, ma non soltanto in Italia, diciamo nei paesi del G20, come aspetti da curare particolarmente. Vorrei fare una premessa. Alcune banche d'affari americane alcuni anni fa avevano stimato il risparmio italiano nascosto dei forzieri delle banche a vario titolo in circa 7 triliardi di dollari, se teniamo un cambio euro su dollaro di 1 a 1, anche se in questo momento l'euro è leggermente apprezzato rispetto al dollaro, diciamo che è grosso modo 3 volte quello che è il fatturato dell'azienda Italia, anzi quest'anno di più perché ovviamente abbiamo avuto il Covid, quindi abbiamo una grossissima propensione al risparmio, questo è noto. L'Italia dei paesi occidentali è quello che ha la maggior propensione al risparmio, insieme a Taiwan e Giappone, che sono la Corea del Sud, che sono i soliti noti. Non abbiamo neanche come sistema paese un debito particolarmente gravoso, perché i mass media continuano a riportare il debito come debito dello Stato e basta, e questa è una approssimazione grossolana. Effettivamente un sistema paese ha 3 tipi di debito. Ha il debito dello Stato, che lo Stato ovviamente ha contratto emettendo obbligazioni sovrane. L'Italia in questo momento è schizzata dal 120 al 160% del prodotto interno lordo, quindi del nostro fatturato annuale. Però ci sono anche altre due voci di cui si compone il debito di una nazione, sono debito del sistema bancario nel suo insieme, e il debito del mondo delle imprese. Se vediamo altri paesi, la Gran Bretagna ha oltre il 900% sul PIL di debito, perché ovviamente è gravata da un sistema finanziario che è stato per molti anni, ha visto per molti anni in Londra il centro finanziario di preeminenza mondiale, e quindi questo ha squilibrato notevolmente la situazione, diciamo, anche dei finanziaria del paese nel suo insieme. Gli Stati Uniti arrivano oltre il 350%. Quindi quando guardiamo le cose, diciamo, con una logica un po' più accurata e con una lente di ingrandimento precisa, effettivamente vediamo che non è tutto negativo. Però cosa c'è da dire? Sicuramente essere dei risparmiatori, e tu Enrico nella prolusione l'hai accennato il tema, non è che poi sia una gran cosa. Noi dobbiamo, a parte quello che dicono i banchieri centrali, ovviamente i nostri colleghi, ma dobbiamo cercare di liberare queste risorse e trasferirle. Può dispiacere ai miei colleghi del mondo bancario, però dobbiamo cercare di trasferirle più che in investimenti puramente finanziari, cercare di trasferirle in investimenti produttivi, perché l'Italia è ancora il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania, ha una grandissima capacità di flessione, di ripresa, di resilienza. Se pensate che l'anno scorso, quando è finita la prima fase di lockdown, la produzione industriale durante l'estate è subito schizzata al 16%, più del 16% rispetto al trimestre precedente, quindi c'è una grande capacità di fare in Italia, però bisogna un po' entrare nel XXI secolo e diventare un paese di investitori, ma investitori d'impresa, perché i migliori investitori italiani di impresa sono tutti quelli che poi hanno costituito la diaspora italiana all'estero, e ne abbiamo nomi notissimi con aziende quotate, nomi meno noti con aziende di middle market, diciamo di media taglia, non quotate, e tantissimi nomi sconosciuti, però che hanno fatto delle
discrete aziende all'estero e quindi hanno trasferito proprio nei meccanismi del sistema produttivo di un altro paese dei benefici che avrebbero potuto in parte essere utilizzati a vantaggio dello Stato italiano. Ovviamente è impensabile che un'azienda vincente lavori in un solo paese, anche se è il paese di nascita degli imprenditori o delle persone, però diciamo che questa è una sfida che noi dobbiamo cercare di cogliere come italiani, di creare le condizioni, e il governo e lo Stato nel suo insieme debbono fare il minimo indispensabile, ma quel minimo devono fare affinché l'Italia possa diventare un paese che può accogliere gli investimenti non soltanto degli stranieri ma degli italiani che come me e come il collega Sergio vivono all'estero e potrebbero magari anche favorire l'arrivo di capitali stranieri facendo da ambasciatori del sistema Paese Italia, però ovviamente bisogna creare le condizioni per essere concorrenziali. Le famiglie ovviamente si trovano questo esubero di liquidità, ma perché sono state a casa ovviamente con le uniche spese che hanno potuto fare sono quelle dalle grandi catene di distribuzione online o dai sistemi di network televisivi a pagamento e dei film a pagamento, quindi hanno speso parecchio su questo, perché se andate a vedere come sono schizzate in borsa le società quotate, di cui non faccio i nomi ma che conoscete tutti, il risultato è di milioni e milioni e milioni di consumatori, non solo in Italia ma in tutto il mondo, che hanno fatto la stessa cosa che hanno fatto gli italiani. Noi eravamo seduti su più risparmio di altri paesi, quindi è diventata una cosa molto visibile, però ripeto, è una situazione negativa. E vorrei un minuto e poi chiudo, vi lascio il campo, perché tra l'altro noi abbiamo un'inflazione, non noi in Italia, il mondo sta avendo un'inflazione perversa che è nascosta e inserita in tutti i tipi di attivi che noi veramente vediamo ogni giorno, tocchiamo con mano. E il paniere dei beni di consumo, che riporta un'inflazione tutto sommato sempre sotto controllo, non è mica indicativo del fatto che ci siano altri beni che sono molto più assorbenti l'inflazione. Pensiamo al mercato immobiliare, pensiamo agli yacht, pensiamo agli aerei privati. Chiunque ha disegnato il paniere dei beni di consumo ha pensato che la gente non volesse diventare ricca, ma effettivamente se vediamo che qui negli Stati Uniti il mercato immobiliare è salito in media del più dell'11% come prezzi quest'anno, con dei picchi negli Hamptons a New York, che è la zona più esclusiva, di oltre il 50%, a Newport Beach in California, che è la zona più esclusiva nel sud della California, più 25%. E in Italia il mercato immobiliare si è apprezzato tantissimo, questo contrariamente alle previsioni di tutti gli analisti che pensavano ci sarebbe stata crisi, quindi noi stiamo continuando a spingere inflazione nel sistema immobiliare e i prezzi lievitano, stiamo continuando a spingere inflazione nella borsa, e la borsa sale, non soltanto quella europea ma anche quelle americane e quelle asiatiche. Cioè stiamo creando un sistema, e questo da che cosa è causato? Primariamente è causato dalla quantità di denaro che la Federal Reserve negli Stati Uniti e la Banca Centrale Europea stanno stampando, e ancora di più dalla quantità di denaro, chiamiamolo quantitative easing col gergo tecnico, che nei prossimi 3, 4, 5 anni hanno entrambe le due banche centrali statunitensi e europee hanno dichiarato di voler continuare a stampare. Parliamo di un aumento della massa monetaria in circolazione che oscilla fra il 15 e il 20% in più ogni anno. Questo che cosa vuol dire? Che noi stiamo praticamente bruciando tra il 15 e il 20%, a seconda di quello che poi verrà effettivamente stampato nel dato anno, le riserve di valuta del paese, che sia l'euro e il dollaro. E in 5 anni possiamo vedere come veramente abbiamo depauperato non soltanto il valore della valuta, ma mandiamo a gambe all'aria circa il 90-93% di tutte le aziende, perché per vincere e superare questo meno 20% all'anno, un'azienda dovrebbe avere un flusso di cassa disponibile annuale superiore al 25%. Ora questi margini sono appannaggio di pochissime aziende che sono state capaci di intercettare delle esigenze dei consumatori in maniera brillante, appunto alcune delle aziende della big tech, qualche volta le big pharma quando ci sono degli eventi tipo il Covid ovviamente, però in generale è molto difficile mantenersi su questo tipo di parametri e di benchmark in maniera costante, cioè fare più del 25% di free cash flow all'anno
senza prendere dei rischi pazzeschi è molto difficile. Quindi che tipo di mercato, che tipo di mondo stiamo disegnando è la domanda che ci facciamo tutti quanti. E attenzione, questo, e chiudo veramente, è il problema negli Stati Uniti d'Europa, che da qui ai prossimi 5 anni noi avremo bruciato il valore del dollaro e dell'euro e avremo ridotto a elemosinare assistenza la maggior parte delle aziende, non solo delle piccole e medie ma anche delle grandi. Ma nel resto del mondo gli effetti sono ancora più catastrofici, perché c'è tutta una fascia di paesi di fascia 2 le cui valute si svaluteranno del 40-50% all'anno, e poi c'è tutto il resto del mondo, chiamiamolo fascia 3, le cui valute si svaluteranno dell'80-90% all'anno. Prendete il Venezuela, prendete il Libano, prendete la Siria, prendete l'Argentina. Venezuela l'inflazione, ho controllato una settimana e mezzo fa, era 53 milioni per cento. Quindi voglio dire, che mondo stiamo disegnando? Perché è impossibile investire in una gran parte del mondo anche soltanto sulla base di questi elementi. Quindi ecco, sono veramente interessato a sentire la vostra opinione, poi se anche gli ascoltatori hanno delle domande siamo qui a disposizione. Grazie mille, a te la parola. Grazie mille. Dopo infatti ci ritorniamo, era un punto in cui volevo ritornare, questa enorme quantità di moneta che sta arrivando, che arriverà non solo col PNR, con Recovery Fund, 235 miliardi, ma da tutti gli stati, come già detto, le varie banche centrali metteranno questa grande liquidità in circolazione nell'economia. Passiamo la parola adesso al nostro secondo ospite. Ciao Sergio, passo a te la parola e vorrei... tu sei un esperto di cripto da tantissimi anni, di criptovalute, volevo chiederti cosa ne pensi di questo aumento enorme di liquidità che già c'è, ma che sta arrivando anche nel mercato. Un asset class che è diventata, diciamo, famosa da pochi anni. Come pensi potrebbe reagire? Potrebbe essere una... possiamo dire una nuova valuta al pari dell'euro o del dollaro o addirittura meglio nel lungo periodo? Grazie Enrico, ringrazio anche Giampaolo che ha sollevato una serie di temi sul discorso monetario che un po', diciamo, sfondano la porta su quello che è l'argomento cripto. Magari spendo solo 2 secondi sulla mia esperienza, perché ogni tanto, diciamo, gli esperti sui digital asset vengono presi come dei, certo, matti che stanno seduti a casa a fare trading di Bitcoin, per cui cerco un po' di farvi capire come ci sono arrivato. No, io ho passato 21 anni della mia vita a Londra, di cui 15 anni in innovazione. Ovviamente blockchain è una tecnologia che mi ha interessato dal 2014 al 2015, poi ho avuto il privilegio diventare presidente dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino, che era una società creata con un patto bilaterale con il Ministero dello Sviluppo Economico, e lì ho lavorato a tutta l'infrastruttura sia di legislativa, sia per l'innovazione che per la blockchain, per cui ho avuto la fortuna di affrontare questi temi con controparti istituzionali, quali il Fondo Monetario, quali il GAFI, quali l'OCSE, quali la Commissione Europea, quindi, diciamo, l'ho studiato molto, molto, molto nel dettaglio. Il tema fondamentale qua è proprio questo, cioè Bitcoin e cripto fino forse a un anno fa non erano un asset class, erano un'innovazione, erano delle cose che le persone facevano fatica a comprendere e capire in alcuni casi. Poi siamo arrivati nel 2020 e siamo arrivati a quando, per me l'esempio eclatante è MicroStrategy, non so se avete letto, avete sentito la storia, ma Michael Saylor a un certo punto ha investito, se non sbaglio, 4.5 miliardi di riserve liquide, per cui di risparmio di un'azienda quotata, in Bitcoin. E quello che secondo me è molto importante è l'argomento che lui ha portato, perché da amministratore delegato di una società quotata non è che ha preso una decisione la mattina perché era appassionato di cripto. Sarà dovuto andare in un'assemblea di soci, avrà dovuto far digerire a un comparto di persone estremamente competenti, estremamente minuziose, questa scelta, che è una scelta molto, molto anomala in un certo senso, perché, come ben detto prima, la volatilità che c'è nel settore cripto potrebbe rischiare di creare dei problemi. La sua giustificazione è stata molto semplice. Io mi devo preoccupare di mantenere il valore di lungo periodo dei miei shareholder. E non c'è un asset sul mercato oggi
che sia in grado di poterlo fare. Cioè, rimanere in valuta proprietaria perderei 20% all'anno, che è, diciamo, come mi aggancio all'intervento che ha fatto prima Giampaolo, per cui non è una scelta corretta. E l'asset migliore che ho a disposizione oggi come store of value, per cui come mantenimento di valore nel lungo periodo, per me è Bitcoin. E sulla stregua di questo passaggio abbiamo visto che anche Square, abbiamo visto che anche Tesla, abbiamo visto che tante altre aziende stanno pensando di fare lo stesso passaggio. Per cui, diciamo, cripto, o quelli che noi chiamiamo digital asset, per dargli un termine un po' più voluto, un po' più finanziario, sono diventate a tutti gli effetti un asset class. Ad oggi ci sono, diciamo, hedge fund manager, macro investor che hanno lavorato per una vita, per 30 anni nel settore finanziario tradizionale, occupandosi di tutte le asset class che conosciamo regolarmente, che stanno deviando e stanno cominciando a guardare con grandissima attenzione il mondo cripto, ritenendo che sia dove si stanno creando gli strumenti finanziari, gli strumenti di store of value, gli strumenti di investimento del futuro, cioè tutto quel mondo di cui ci siamo lamentati, per cui problematiche rispetto al credito, problematiche di investimento, burocrazia, intermediazione, costo degli accessi all'investimento, potremmo fare una lista lunghissima, si stanno risolvendo in un mondo, tra virgolette, parallelo virtuale, utilizzando la blockchain in questo mondo dei digital asset. L'altro dato, secondo me, è che il trend sta arrivando, perché market cap del mondo cripto era all'incirca 200 miliardi, forse a giugno-luglio dell'anno scorso. Abbiamo toccato un picco di 2,2 triliardi intorno a marzo-aprile, per cui in meno di 12 mesi ha avuto una crescita esponenziale, ci aspettiamo che arrivi a 5-10 triliardi nei prossimi 5-6 anni. Per cui certamente questo, dal mio punto di vista, è un settore che ormai è destinato a rimanere, è destinato a rappresentare un asset class interessante per qualsiasi risparmio che ha voglia di capire come investire, come usufruirne. È vero che c'è parecchia volatilità, io da investitore amo la volatilità, perché dico sempre, se non c'è volatilità non c'è crescita di lungo periodo, per cui dove ho asset volatili ho l'opportunità che in 10 anni la ricchezza, se investita bene, valutata bene, possa fare dei moltiplicatori importanti, per cui anche quello dipende dal profilo dell'investitore. Un bond sappiamo che funziona come un bond, mentre investimenti un po' più speculativi di crescita di valore, è ovvio che se hanno volatilità è cosa buona e giusta, per cui filosoficamente non mi spaventa. Su questo lascerei, diciamo, poi aperta la discussione. No? Una miriade di altri esempi, di altre argomentazioni. Mi piacerebbe subito una domanda così. Ovviamente, come detto e già anticipato, il settore cripto ormai è un asset class, l'ha detto anche Goldman Sachs, ma l'hanno detto a diversi asset manager, e stanno attirando sempre più impiego di risparmio, alla luce di quello che ha previsto anche Giampaolo, che ovviamente è già stato letto e documentato, che si prevede una svalutazione o un incremento sicuramente della volatilità delle maggiori currency mondiali. Ci sarà forse un giorno una regolamentazione del settore cripto da parte di qualche banca centrale, tipo la SEC oppure la nostra BCE, e cosa potrebbe cambiare una volta regolamentato, se è possibile regolamentare? Forse è proprio questo che non vogliono gli esperti del mondo cripto. Cosa ne pensi della regolamentazione di questo settore? Allora, una bellissima domanda. Ci ho passato 3 anni della mia vita, ed è giusto che venga. Ha regolamentato tutto ciò che è la parte che riguarda la trasparenza. No, ci sono state tante argomentazioni rispetto a cripto o Bitcoin è la valuta usata per riciclaggio e per tutte le cose brutte di questo mondo, che per noi tecnologisti è vicino a essere una bestemmia, perché se c'è una tecnologia che ha tutto tracciato sui database, quello è Bitcoin, per cui avendo l'origine del wallet, del portafoglio da cui viene fatta una transazione,
se quel portafoglio ha dietro una persona fisica riconosciuta, non c'è nulla che possa essere fatto nel network che non sia completamente tracciato. Addirittura l'OCSE aveva fatto una ricerca e lo statement era: meno dell'1% sono transazioni potenzialmente preoccupanti da un punto di vista regolamentare, per cui molto meno che con il cash cosiddetto, molto meno che, diciamo, con il sistema finanziario tradizionale, dove problematiche di corruzione, riciclaggio sono molto più ampie. Per cui da quel punto di vista lì, certo farebbe bene certamente anche un riconoscimento e un inquadramento fiscale, che è più o meno il passaggio che avevamo proposto noi come inizio di infrastruttura normativa in Repubblica di San Marino, per cui riconosciamo che esistono dei token, riconosciamo che esistono dei digital asset, lo facciamo in linea con quelle che sono le raccomandazioni del GAFI, la quinta direttiva e tutto il lavoro che sta facendo la Commissione Europea, e poi dall'altro lato inquadriamo fiscalmente questo asset digitale, perché altrimenti, diciamo, chi investe poi non sa come gestirlo, no? Da un punto di vista di tasse, da un punto di vista di ritorno di portafoglio e via dicendo. Per cui questi sono certamente i temi. Altri temi di regolamentazione, non lo so, penso che snaturerebbero la tecnologia, ma poi la tecnologia è open source, per cui come fai a regolamentare le meccaniche, come fai a intervenire sull'origine, la natura con cui è stata disegnata? Non, cioè, si dice che sia un sistema democratico proprio perché serve, diciamo, un ampio spettro di token holder, per cui di persone che detengono posizione all'interno del network tecnologico, per cui hanno Bitcoin per votare cambiamenti di infrastrutture, di codice. Per cui è già nato bene in questo senso, per cui da un punto di vista di operatività non penso che necessiti di regolamentazione, necessita di riconoscimento e di regole per trasparenza e regole di reporting, per cui fiscale e contabile. Assolutamente, grazie. Sì, riconoscimento è proprio questo il fulcro, e riconoscimento anche della trasparenza e della qualità del servizio, perché come hai detto ci stanno dei fraintendimenti comuni rispetto a questa valuta. Passiamo ora alla nostra terza ospite, Laura Fabbri, fiscalista, esperta contabile, e appunto riallacciandoci a questo tema. Molti si chiedono, molti clienti, molti investitori, anche piccoli investitori, ma anche grandi, come comportarsi con questa nuova asset class, perché le obbligazioni, sappiamo, titoli di Stato detassati, oppure azioni, paghiamo capital gain, si è passato al 26, poi prima al 20, così. Ma invece come ci si comporta con le criptovalute? Sono tutte uguali? E avviene una diciamo dichiarazione che può essere fatta da chi? Allora, vado in ordine, mi hai fatto tantissime domande, E però chi no? no, ma ci mancherebbe. Poi guarda, si riassumono. Per fortuna è l'unico punto che è abbastanza semplice, quindi farò presto. Però mi ricollego, prima di risponderti, ai due interventi dei colleghi precedenti, in quanto giustamente si è parlato di tantissimi risparmi, però purtroppo se uno guarda anche la tipologia del risparmio fatto, ce ne sono alcune, una parte, circa quasi un 50% sono legate alle aziende, perché poi ci sono state una serie di normative fiscali che hanno fatto sì, che hanno immesso liquidità nelle aziende, le quali però non sono state poi in grado di spendere perché il lockdown ha comunque bloccato tantissime attività. Quindi anche i piccoli, e l'Italia è fatta di tantissimi piccoli, quindi il risparmio l'abbiamo trovato lì, hanno ottenuto dei piccoli finanziamenti che però tanto poco fa sai, si dice, e quindi sono stati accantonati sui conti correnti. Un altro 50% nasce dal privato. Questo privato però è over 65, quindi stiamo parlando di persone che dovrebbero essere verso la pensione o addirittura essere in pensione, mentre la fascia più giovane non è riuscita a risparmiare. Quindi noi abbiamo comunque un sistema, e dopo mi collego al discorso del perché non si investe su un conto corrente, tra virgolette, nel senso se sono lì i soldi, perché la tipologia del risparmiatore è diversa. Io credo, però mi posso sbagliare, che se quella liquidità fosse in mano a un trentenne, un quarantenne, un cinquantenne, la spenderebbe in un modo, la investirebbe in un modo. A 70 anni, forse la pensione che non ha occasione di spendere, perché poi i 70 anni di oggi non sono i 70 anni di tot anni fa che stavano in casa e non facevano nulla. Oggi i 70 anni sono quelli che si godono la vita, per fortuna loro e per fortuna nostra. Di conseguenza hanno avuto nel loro lockdown
un fermo dei consumi, loro sì che veramente hanno avuto un fermo dei consumi, e di conseguenza quel risparmio è stato accantonato, ed è stato accantonato nei conti correnti. Questo è un po' quello che emerge dal dato di Banca Italia. Quindi ecco il perché più risparmio legato però ad un conto corrente rispetto ad altre iniziative. Poi è tipico degli italiani mettere su conto corrente piuttosto che investire in altro modo. Anche perché abbiamo visto poi a volte come vanno gli investimenti, e mi collego al discorso della legislazione. La legislazione potrà essere trasparente tutto quello che uno vuole, ma abbiamo visto che per quanto trasparenza ci sia, nel momento in cui io vado a firmare un contratto che è fatto di 50 pagine, potrà essere trasparente quanto vuole, forse è troppo trasparente e non nessuno lo legge, e di conseguenza, scusate il termine, alla fine siamo sempre fregati, perché poi alla fine, ah ma c'era la clausina, dovevi vedere... La fine delle quattro banche l'abbiamo vista, quindi, e quella lì è stato solo l'inizio, le altre le hanno un po' salvacchiate e non esce nella pubblicità come è stato per le quattro banche, ma non sono di certo le uniche. Quindi questo era un po' il quadro. Poi di certo è le aziende italiane, quelle grandi, come ha detto Giampaolo, hanno una visione estera, hanno comunque l'interlocutore. L'azienda piccola, che è sempre, come prima, il tessuto fondamentale della nostra nazione, è del piccolo. E il piccolo è, vuole essere padrone. Io da commercialista faccio molta fatica a mettere in testa al piccolo che ci può essere un investitore estero che può investire in un altro modo. Il grande lo fa. Colui che c'ha, come ha detto Giampaolo, il suo network lo fa. Ma il tessuto italiano è fatto di tantissimi piccoli, quindi diventa molto difficile. Però dobbiamo svilupparci, e quindi questa è la storia, e cerchiamo di creare il futuro. Detto questo, quindi questo mi auguro che comunque accada, vado a rispondere alle tue domande e faccio di tutto un fascio, nel senso che qualsiasi tipo di investimento una persona faccia, che sia un'obbligazione, un'azione, una criptovaluta, una moneta estera, qualsiasi, lo stesso conto corrente, gli interessi sul conto corrente, ovviamente parliamo del guadagno, il guadagno è tassato al 26%, è una tassa unica per tutti. Cosa c'è di differenza per la gestione della moneta, ma comunque qualsiasi attività finanziaria estera? Che lo Stato italiano vuole sapere, lo Stato italiano, l'Agenzia delle Entrate, vuole sapere dove tu ce l'hai, come ce l'hai, quante ne hai. Di conseguenza è necessario fare il monitoraggio, quindi per le persone che sono in ascolto, tutti coloro che hanno un'attività finanziaria estera, sia esso un conto corrente, una criptovaluta, qualsiasi fonte, deve essere dichiarata quadro RW della dichiarazione dei redditi. Quindi ricordatevelo, dichiaratelo al vostro commercialista, perché a livello europeo l'interscambio di informazioni è automatico. Poi ci sono quelli che erano una volta i paradisi fiscali, ma se chiedono le informazioni attraverso accordi bilaterali le informazioni vengono fornite, e abbiamo saputo di tante persone famose che avevano i conti a Panama, e abbiamo saputo di quanto anche, quindi non è quello il problema. E allora l'RW, anche perché la non compilazione dell'RW significa anche un 30% di sanzioni sull'importo non dichiarato, quindi non è una cosa di poco conto, è solo a titolo di monitoraggio fiscale. Ovvio che dal monitoraggio fiscale poi cosa nasce? Ma nasce una informazione sul tenore di vita della persona, non dimentichiamocelo, su come ha potuto trovare quelle fonti da investire all'estero. Quindi ovvio che è un monitoraggio fiscale legato a trasparenza, antiriciclaggio e tutto il resto, che fa attività l'Agenzia delle Entrate a parte. Ovviamente quando c'è un'attività finanziaria all'estero c'è anche una tassazione, però una tassazione minima come tale, perché comunque è uno 0,2% e poi solo se ci sono determinate soglie. Addirittura la criptovaluta, visto che abbiamo parlato della criptovaluta, questa imposta patrimoniale che si chiama IVAFE non è soggetta. Questa è la risposta di un interpello della direzione regionale della Lombardia di un annetto fa, la quale ha detto che la criptovaluta comunque non è soggetta a IVAFE. Ovvio che invece è soggetta a quel 26% di imposta legata alla plusvalenza, quindi alla differenza fra il valore di vendita e il valore d'acquisto. E poi qui ritorniamo al discorso che faceva Sergio prima. Purtroppo non è regolamentata, quindi se uno dice qual è il valore, non lo trova neanche. Mentre per tutte le valute estere sulla Banca Italia ci sono le valutazioni
per la criptovaluta la valutazione non c'è, quindi bisogna prendere quella che è a disposizione nei vari siti, però diciamo che la tassazione è sempre legata alla differenza fra i due valori. Poi adesso lascio la parola che ho già portato via, penso, per un po' tempo, poi semmai ci ritorniamo di nuovo dopo. Assolutamente, è stato assolutamente istruttivo, perché è molto importante capire queste cose, perché molto spesso si pensa solo al rendimento, al guadagno, si dimentica del rischio, ma anche dell'aspetto fiscale, che è molto importante. Quindi abbiamo capito che il capital gain è considerato alla pari di qualsiasi tipo di asset class, quindi ascoltatori che investono in Bitcoin in Italia, attenzione, bisogna compilare la dichiarazione e pagarci le tasse, non è un asset dematerializzato che virtuale che chissà dove sta, ma anzi bisogna pagare. È un caso di esenzione, ma ci ritorniamo dopo, semmai. Ok, assolutamente, assolutamente. Oppure te lo dico subito. Anzi, qual è il caso di esenzione? Così appunto siamo nel tema. Che possiamo... Allora, l'unico caso di esenzione è il caso in cui uno possiede le chiavi, come si suol dire, quindi che come se la valuta estera, quindi in questo caso la criptovaluta, sia detenuta in Italia, perché noi stiamo parlando di tassazione, ovviamente stiamo parlando, attenzione bene, la qualsiasi cessione, quindi la plusvalenza da cessione è sempre soggetta a tassazione, questo vale sempre. Ovviamente ho acquistato ad una cifra, vendo ad un'altra e su quella differenza ci pago. Poi dopodiché però il monitoraggio, che è una cosa importantissima e io da commercialista è quella che più sfugge, perché quando tu fai le domande alle persone cosa hai, cosa non hai, spese mediche, assicurazioni, lo solito elenco, chiedi anche se hai della moneta, della valuta estera, quant'altro, ma a volte se non è il Sergio, il Giampaolo, cioè colui che è l'investitore, chiamiamolo, che è abituato a gestire, ma semplicemente ha detto ma sì dai, in banca mi hanno detto fare così e l'ho fatto, non dà l'informazione al commercialista, ed ecco perché io dico il monitoraggio è assolutissimamente importante, perché ha una sanzione molto alta, come avevo detto. Poi la plusvalenza, ovviamente per alleggerire, non è tassata se non supera per almeno 7 giorni una giacenza di 51.645 euro, che io non li ho convertiti, ma vorrei dirmi che forse sono i vecchi 100 milioni di lire, perché noi italiani siamo molto bravi ancora a prendere le lire e a trasferirle in euro. Dopo quanti anni? Riusciamo più a fare... giusto per non rifare le leggi. Ottimo. Sì. Ottimo, ottimo. Benissimo. Grazie assolutamente, Laura, perché questo è assolutamente importante per non incorrere in spiacevoli situazioni, che conosciamo tutti. Vorrei chiedere, ricollegandomi al discorso di prima, a Giampaolo, che ora, per esempio oggi ho aperto il TG, più TG, e ho visto che si parla molto di meno, fortunatamente, di ricoveri, di terapie intensive, di Covid. L'attenzione si è spostata tutta quanta su quello che ci aspettavamo, perché da una crisi sanitaria siamo passati ovviamente un'aspettata crisi economica e del lavoro anche di tutto. Questi tutti sappiamo, con piccole basi di economia, che all'aumentare dell'offerta di moneta ci sono principalmente una grande differenza, cambia il tasso di interesse e quindi anche l'inflazione. Come dovremmo aspettarci quindi un aumento dell'inflazione, oppure questi tassi di interesse cosa potrebbero fare? Perché cambiano poi anche, come sappiamo, il prezzo di alcune asset class, si potrebbe prevedere, dalle obbligazioni quindi al rendimento atteso del mercato azionario. Cosa ci dobbiamo aspettare secondo te di queste due variabili? Di nuovo Enrico, ti ringrazio, perché è una domanda che all'interno contiene più domande, sono tutti temi complessi, ma cerchiamo nei tempi che questo webinar ci dà di essere concisi e anche chiari per il pubblico, che non sia anche soltanto il pubblico degli specialisti, ma anche per il pubblico più generale. Sostanzialmente oggi ci troviamo dopo circa 10-11 anni con un costo del capitale, parlo di Nord America ed Europa, che è stato più o meno fra il 7 e l'8% all'anno,
e una resa dalla gestione di tesoreria che poteva essere del 3% l'anno, e quindi c'era già un differenziale negativo per chi doveva, no, far quadrare i conti degli investimenti delle aziende, dei circa 5 punti, ma colmabile facendo delle operazioni su aziende che si sarebbero apprezzate magari del 10-15%, e quindi si poteva ovviare all'inconveniente. Ci siamo trovati col Covid, come ha cominciato ad accennare Sergio prima, a scoprire tutta una serie di cose nuove. Innanzitutto che la gestione di tesoreria è cambiata drasticamente, perché dal circa medio 3% dell'Unione Europea e degli Stati Uniti si è scesi circa allo zero, e in alcuni casi addirittura rendimenti negativi, come per esempio nel caso della Germania. Il costo del capitale è andato a finire al 24%. Quindi non c'è più strategia che tenga, perché, ripeto, per andare a trovare delle operazioni di investimento tali da poter colmare un delta che prima era di 5 punti percentuali, che oggi è diventato di circa 23-24 punti percentuali, è molto difficile, ovvero è difficile farlo senza prendere dei rischi indebiti e quindi andare a fare delle scommesse che normalmente si vanno a perdere. Quindi questo sta creando non poco scompiglio fra chi capisce dove sta andando il mercato nel XXI secolo. Vero è che Bitcoin l'anno scorso, Sergio l'ha detto egregiamente, abbiamo capito tutti finalmente, dai miliardari all'ultima persona per strada, che è diventata un asset class. Oggi, se pensate che Bitcoin ha superato il triliardo, quindi vale più di qualsiasi banca del mondo, non c'è una banca che valga quanto vale Bitcoin, e abbiamo capito che è diventato l'oro digitale, l'oro nel ciberspazio, perché l'oro comunque ha perso circa 3%, Bitcoin continua a salire a tassi di tripla cifra annuale, e quest'anno anche di più. La sua volatilità fa parte di una sana ossigenazione del mercato, ma comunque, ripeto, se si ragiona da investitori evoluti, ovviamente non può che crescere, anche perché porta con sé una democraticizzazione della intera filiera finanziaria, e la possibilità di fare la inclusione finanziaria, e quindi di dare a chiunque, anche veramente con 100 euro, la possibilità di dire la propria, di partecipare comunque alle vicende, agli investimenti, alle opportunità nel mondo finanziario, cosa che oggi normalmente, se pensiamo al mercato regolamentato e borsistico, con 100 euro non è che andate ad aprire un conto presso una SIM per investire in borsa, perché ovviamente pagate sì e no il caffè e nella sala d'aspetto, quindi non si fa nulla. Sì, poi ci sono i trader online che ti dicono puoi fare trading anche con un euro, ma comunque sia il mercato alla fine, per portare risultati, chiede più denaro. Quindi stiamo vedendo delle cose interessanti. Sicuramente l'oro rimarrà soltanto un ornamento e un oggetto da ornamento per quei pochi fini industriali, ma certo ha perso decisamente la sua funzione di bene rifugio alternativo alle valute. Le valute si stanno spostando tutte sul digitale. Bitcoin non ha intenzione di essere una valuta, quindi non fa concorrenza né al dollaro, né all'euro, né alla RMB e né a nessun'altra valuta. Si è creato la sua nicchia nel mercato come sostituto dell'oro, e quindi questo ormai è stato deciso. Volevo aggiungere che il miliardario americano che ha investito i 4 miliardi della società quotata non soltanto ci ha messo in Bitcoin tutta la liquidità di tesoreria, ma addirittura si è indebitato come azienda quotata in banca, consapevole del fatto che i tassi di interesse bassi gli avrebbero permesso, con un minimo apprezzamento di Bitcoin che c'è stato almeno del 20% se non più ogni anno, di coprire ampiamente cose. Quindi ha preso quello che per molti poteva essere un rischio assurdo, ma che per quelli che sanno come sta andando il mercato, l'economia, come si sta delineando l'assetto definitivo del XXI secolo, non è assolutamente un rischio, anzi sarebbe un rischio rimanere con la liquidità sui conti. E torniamo a bomba, Enrico, lascio la parola a te, al problema che ci stiamo portando. Avere liquidità sui conti oggi è un suicidio, questo sia per le famiglie che per le imprese. Esatto. Grazie Gianpaolo per questa lezione, perché assolutamente mi trovi d'accordo, la liquidità sui conti correnti non serve a nessuno, assolutamente, non crea valore, non crea opportunità di investimento, non viene immessa nell'economia,
e quindi assolutamente è una cosa che noi italiani abbiamo un'abitudine che dobbiamo perdere assolutamente. E faccio un'ultima veloce proprio domanda a Sergio, proprio rapidissima. Ho visto, ormai il Bitcoin lo sappiamo, è diventato criptovalute in generale, digital asset, in alcuni paesi sono già accettate come forme di pagamento, si vedono anche dei bancomat che appunto tu puoi prelevare avendo un conto in Bitcoin con alcune istituzioni finanziarie. In Italia, che sta provando, a parer mio, non ci sta riuscendo tanto a spostarsi verso il digitale, abbiamo visto alcuni bonus che ha messo a inizio anno, però ci sarà anche l'Italia nel prossimo futuro, forse in pochi anni, anche in questa scia dei paesi più evoluti? Guarda, ti ringrazio Enrico di questa domanda, perché sembra stupefacente, ma in realtà siamo il paese che ha fatto più cose in questo senso. Cioè, c'è una persona che si chiama Vincenzo De Nicola, che oltre a essere un ingegnere, diciamo, capacissimo e comprovato, lui, diciamo, è nato nel mondo Stanford, nel mondo startup americana, ha venduto la prima azienda Amazon, poi ha creato questa soluzione di custodia che si chiama Conio. È stata la prima, se vuoi, fintech blockchain che ha ricevuto un investimento da Poste Italiane, per cui anche lì stupefacente, no? Chi si aspetterebbe che Poste Italiane abbia la lungimiranza di investire in un servizio di custodia per Bitcoin, che ha fatto un aumento di capitale, se non sbaglio, proprio l'anno scorso di 14 milioni con Banca Generali, e che oggi è integrata dentro Hype, che è la fintech di Banca Sella. E forse è stata la prima banca al mondo che ha integrato come istituto bancario tradizionale l'acquisto e la detenzione di Bitcoin su uno strumento, diciamo, carta di credito di banche tradizionali, perché altrimenti le soluzioni sono solo, diciamo, mondo cripto. Cioè, uno può avere la carta di credito di Coinbase, la carta di credito di Binance, la carta di credito di BlockFi. In realtà è una semplice conversione, no? Ci sono i vari exchange che mi dicono quanto vale Bitcoin nel momento in cui tu stai pagando, e quando metti la Visa e la Mastercard poi ti fa una transazione, costa una cifra improponibile perché le fee sono altissime, per cui non è un prodotto di consumo che ha senso utilizzare, perché secondo me il mondo cripto è ancora investimento di lungo periodo, magari un po' di trading di corto periodo, per cui store of value, no, come Bitcoin, sempre nel lungo periodo. Adesso, collegandomi a quello che diceva prima perfettamente Giampaolo, la volatilità, se uno va a prendersi il crollo di Bitcoin, se non sbaglio 2017-2018, per cui dai 20.000 è sceso a 3-4.000, per cui ha perso il 60-70%, se quell'investitore è rimasto in Bitcoin, ha aspettato 3-4-5 anni, non c'è nessuno che ha perso i soldi, anzi i moltiplicatori veramente sono stati double digit, come dicevamo prima, per cui a tutti gli effetti la volatilità è una problematica di corto periodo, ma nel lungo ormai non rappresenta un rischio, o perlomeno fino ad oggi è dimostrato su tutti i grafici, su tutti i dati storici, che non ha rappresentato una crisi di portafoglio. Per cui l'Italia ha questi sprazzi, ma io devo dirti la verità che sono tornato, ho passato metà della mia vita, cresciuto nel mondo anglosassone, in Italia anche con l'entusiasmo di poter vedere l'ecosistema Italia di innovazione crescere. Il problema è che sono sprazzi che poi fanno fatica a diventare la regola, fanno fatica a trovare un'adozione, diciamo, di ampio raggio, no? Che rimangono la visione lungimirante, almeno in questo periodo storico, di imprenditori come amministratore delegato di Banca Sella, Pietro Sella, di persone che vedono futuro e che sentono no, emozionalmente la crisi, no, del modello di business che hanno in mano oggi, per cui hanno la necessità di sperimentare, capire, avventurarsi su quelle che sono opportunità nuove, per cui bisogna capire se saremo in grado di utilizzarle, adoperarle, perché quello che vedo oggi invece è tanta chiusura, è un po' una crisi di apertura culturale, che è quella che mi preoccupa di più da italiano, no? È come se l'italiano abbia perso l'emozione, la voglia di avventurarsi in investimenti, di costruire, di fare impresa. Forse
ritornando al tema di questo webinar, un po' il motivo per cui ci sono anche ancora i risparmi lì, cosa succederà domani? Ha senso che investo, ha senso che cresco, ha senso che compro un altro capannone? Ma in questa gestione Covid sono stati talmente tanti problemi, non mi è arrivato un soldo, mi hanno promesso ristori, non sono arrivati, mi hanno promesso quello, non sono arrivati, c'è crisi, non c'è crisi, cioè siamo tutti seduti lì a dire ma io dove vado a investire in questo sistema? Che garanzia ho che se metto quei soldi dentro un'azienda riesco a creare valore e creare profitto di lungo periodo? Non ce l'ho, per cui è meglio che li tengo in banca. Assolutamente, assolutamente, grazie Sergio. È proprio questo un punto dei temi centrali, non solo oggi ma sempre, che le persone hanno ricevuto tante promesse politiche, economiche, dal mondo del lavoro, da vari settori, ma hanno visto poco. Forse i mercati finanziari sono stati quelli che hanno mantenuto di più le promesse rispetto a tanti altri settori, e lo si è visto assolutamente che ancora prima che si riaprisse l'economia come hanno reagito i mercati mondiali. Sicuramente intervengo solo per dire due cose. Allora, sicuramente sì, avete pienamente ragione dal punto di vista dell'economia, anzi il 2020 posso dire che per ora è andato meglio del 2021 in termini di ristori e liquidità per le imprese, ma questo è un di cui. Il discorso di Banca Sella è molto interessante, perché quello che vi ho detto era c'è una possibilità in cui uno si può disinteressare di avere delle criptovalute, o aggiungo anche valute estere, perché così entriamo nell'ordine dell'idea di alla gente che pian pianino devono ricordarsi che devono dichiararle ai fini del monitoraggio. Il fatto di detenerle presso un intermediario finanziario residente dà la possibilità di quello che si chiama regime di risparmio amministrativo, cioè se ne occupa tutto lui di quella che è la fiscalità. E quindi il contribuente, parliamo sempre di contribuente, ma questo vale per chiunque ovviamente, si disinteressa completamente del fatto che sia una criptovaluta. E questo, diciamo, agevola moltissimo anche qualora quel piccolo investitore, quel piccolo risparmiatore, qualora volesse appunto fare questo tipo di investimento. Quindi questa è una possibilità. Sergio ha parlato di quel crollo che c'è stato, benissimo. Allora trattiamo anche il fattore crolli, quindi il caso delle minusvalenze. Le minusvalenze di valuta, quindi anche per la criptovaluta, possono essere utilizzate a compensazione di plusvalenze date da altra valuta estera, quindi da altra plusvalenza, ma non solo nell'anno in cui si è realizzata la minusvalenza, ma neanche nei quattro successivi, quindi per ben 5 anni. Quindi non è una minusvalenza persa. Ovvio che se c'è un intermediario se ne occupa direttamente lui, quindi anche le compensazioni ci penso lui a farlo, altrimenti sempre la dichiarazione dei redditi. Quindi ricordatevi sempre di dire al commercialista la posizione che avete, poi deciderete che cosa farne, però intanto informatelo. Faccio un altro passo, visto che avete parlato dell'utilizzo della criptovaluta per fare degli acquisti. Questa è una cosa importantissima. Perché? Allora, facciamo un passo indietro. Io cosa ho detto? Che sono tassate le plusvalenze, quindi la cessione a titolo oneroso è calcolata in che modo? Si prende il valore di cambio all'inizio dell'anno, al primo dell'anno. Cosa succede? Che se io decido di cederlo, devo calcolarmi la plusvalenza fra il valore di cessione, ma che è quello al primo dell'anno, e il valore di acquisto che ho avuto. Benissimo, abbiamo detto che se la giacenza è superiore ai 7 giorni e superi 51.645 euro, devo pagarci le tasse. Allora cosa posso fare? Potrei non venderle, ma fare acquisti. Se faccio acquisti non è tassata, quindi i miei soldini, vado a comprarmi qualche cosa, non sono tassati. Benissimo. Altra soluzione. Faccio i conti, vedo che riesco a rimanere sotto i 51, ma di poco, vendo entro fine anno e così quando ricompro un valore più alto e quindi sposto il range di acquisto e vendita. Ecco, sono dei piccoli giochetti che uno può fare, ma sicuramente questo Sergio e Giampaolo li conoscono benissimo, meglio di me, che io non ho problemi di dove tenere i risparmi. Assolutamente, grazie perché appunto ribadisco, bisogna sapere anche affidarsi a professionisti o studiarsi gli aspetti fiscali, perché appunto se no si rischia che questo rincorrere questo rendimento che ormai
A meno che non si va su determinate tipologie di investimento, ma le tradizionali, questo è pure un altro tema che forse ne parleremo la prossima volta, dove investono gli italiani principalmente. Vediamo conti postali grandi quanto non so, centinaia e centinaia di migliaia di euro, e non ci ricordiamo, il core business è un altro delle poste. E comunque grazie Laura, assolutamente, io mi ero dimenticato che le minusvalenze si riportano il cosiddetto zainetto fiscale, giusto? Viene riportato negli anni e viene compensato. Benissimo, siamo stati, direi, svizzeri da questo punto di vista, anche come tempistica. Se non c'è nessun intervento da parte dei tre, vi ho fatto belle domande, lo so, vi ho punzecchiato, diciamo, su vari aspetti, e se non ci sono interventi possiamo salutarci e augurare a tutti un buon weekend di ripartenza e in questo periodo anche un po' di sole, un po' di mare, non fa male. Benissimo. Allora vi ringrazio Laura Fabbri, Giampaolo Parigi e Sergio Mottola, grazie a tutti i partecipanti per aver partecipato a questo webinar che per me è stato assolutamente formativo e interessante, e niente, ci vediamo nella quarta edizione di Future of Finance di Texante. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, arrivederci. Buonasera. Buonasera.